Ciao ragazze, il video che vi vado a mostrare oggi non è un video tecnico, ma parla di quelle che sono le varie riviste del settore unghie che possiamo trovare in edicola. Non sempre, vi dico la verità, è facile trovarle in edicola perché comunque dipende anche forse un po' dove abitate, perché chi abita magari in una grande città non ha difficoltà a trovarle, chi abita forse in qualche paese può avere difficoltà a trovarle. Comunque, bene o male, se dovesse interessarvi qualcuna di queste riviste, è tranquillamente possibile riuscire anche a fare degli abbonamenti, facendo sì che vi possano arrivare a casa. Ce ne sono veramente negli ultimi anni tantissime. Nella mia esperienza, comunque, mi è piaciuto comprarle, sfogliarle. E alcune secondo me non meritano i soldi che valgono e alla fine le ho trovate molto sciatte e di nessuna utilità. Altre invece le trovo molto utili perché comunque danno spunti nail art, suggerimenti, si riesce comunque a volte a trovare anche dei passo passo all'interno che vi aiutano con le nail art, quindi secondo me alcuni valgono, altri no. Io qui adesso ne ho alcuni perché davvero ne esistono veramente tanti, ma questi mi sembrano che siano quelli un po' più facilmente reperibili. E quindi andiamo a vedere comunque i costi di questi giornali. Allora, io ad esempio ho trovato questo che si chiama Love Nails ed è un bimestrale. Questo ad esempio è il numero 4, io vi dico la verità, ho comprato questo perché me lo sono trovato davanti, ma poi non l'ho più ricomprato. Il prezzo sono 2,90 euro, vedete, in teoria costerebbe 4,50 euro, era una promozione iniziale. Cosa non mi è piaciuto di questo giornale? Vi dico la verità, non mi è piaciuto perché l'ho trovato non tanto monotematico, cioè se compro un giornale per unghie mi piace che comunque parli esclusivamente di unghie dall'inizio alla fine, per come sono fatta io, poi invece magari a qualcuno questa cosa può piacere. E dico anche la verità, non per essere critica, ma ho visto anche foto di lavori che secondo me non sono neanche ben fatti. A me piace sempre comunque essere sincera, io non dico di essere la migliore del mondo a fare le unghie, però non ho trovato sinceramente, a parte foto, vabbè, solite, è anche vero che in questi giornali c'è tanta pubblicità perché comunque tante aziende si sponsorizzano in questa maniera. Ci sono lavori secondo me che meritano parecchio, qui ad esempio ne vediamo alcune senza menzionare chi è stato o non è stato a farle. Però, sincera, non mi ha entusiasmato tanto da dire lo ricomprerò. Io adesso ve lo sfoglio un po' alla buona. Non mi è piaciuto neanche, tra l'altro, il fuoriuscire un po' dagli schemi appunto del mondo nails con tutt'altre cose. Quindi per me questo non, insomma, non mi ha ispirato da doverlo ricomprare. Poi ho trovato quest'altro giornale invece che si chiama Passione Unghie. Questo qui l'ho pagato 3,50 euro e vi dico la verità, io sinceramente per 3,50 euro mi aspetterei un po' di più, è di pochissime pagine perché sono 50 pagine. Se anche qui cominciamo un po' a levare quella che può essere la pubblicità, non è che alla fine ci rimanga chissà che cosa di questo giornale. Tra l'altro, più che un giornale per forse professioniste, come possiamo essere noi, tipo qui parla come una cliente può cercare una buona onicotecnica o altre cose, scegliere il corso giusto, cioè fa un po' un minestrone, secondo me, non più tanto per professioniste già del settore, ma cerca di prendere un po' tutti. C'è poi comunque, ad esempio, in questo un'intervista a Valentina Denisenko. Questa sono anche sincera, l'ho letta volentieri, ammirando molto lei, guardando le unghie. Però per 3,50 euro mi aspetterei francamente un po' di più, e anche quelli che sono i passi a passo che ho trovato, ad esempio come può essere questo,
non sono secondo me spiegati benissimo. Sono molto belli perché le finalità di lavoro sono molto belle rispetto ad esempio al giornale di prima. Vedo pubblicati qui dei lavori che invece meritano e parecchio. Però per 3,50 euro, dico la verità, lo trovo veramente scarso. Dopo ho trovato quest'altro giornale invece che si chiama Nails Love. Questo è un bimestrale anche lui. Anche questo, insomma, che sia un bimestrale. Sì. La maggior parte comunque di questi giornali di settore sono bimestrali. Questo, vi dico la verità, non lo trovo sempre, lo trovo a volte. È bello carico di pubblicità di corsi, pubblicità di prodotti. Nonostante il fatto che sia bello spesso come giornale, diciamo che una bella metà se ne va in pubblicità corsi, pubblicità di prodotti, di altre cose, cioè alla fin fine di aiuto tecnico o di altre cose, anche qui ho trovato davvero poco. Cioè, da un giornale del genere mi aspetterei un pochino più concentrazione di tutorial. Di consigli tecnici e di altre cose. Addirittura anche questo tende a uscire dal mondo NES con tutte altre cose. Ad esempio, qua parla degli attriti, insomma, di una volta e tutto. No? Preferisco, insomma, portarmi su cose più specifiche. Qui va addirittura a parlare di trucco. Se voglio sapere qualcosa di più sul trucco di qualità, mi piace comprare un giornale solo di trucco. No? Anche questo l'ho trovato un po' minestrone. Quest'altro invece che si chiama Nail Up, questo non è propriamente che l'ho trovato in edicola, è un giornale che viene distribuito. A me è capitato di trovarlo in giro nei vari negozi del settore e vi dico la verità, questo già rimane specifico proprio solo sulle unghie, difficilmente esce appunto dal seminato con altre cose. Però alla fin fine è un giornale che fareste fatica a trovarli, è solo una distribuzione praticamente, me l'hanno anche regalato, è gratuita, quindi non. Qualche step carino c'è. Oddio, se come me avete la fortuna di trovarlo in giro, ve lo regalano, non è male. Un giornale che secondo me merita tanto è invece Unghie e Bellezza, che è questo giornale, che anche lui è un bimestrale. Io è tantissimi anni che lo compro, credo di aver iniziato a comprarlo proprio quando loro lo hanno lanciato sul mercato. Sono stato da lì, è stato veramente di lì a poco. E è stato uno dei primi giornali ad arrivare, si è affermato molto bene in questi anni e è partito da un costo più ridotto a livello un po' promozionale, diciamo, per poi arrivare invece a un costo attuale che è di 5,90 euro. È vero che anche lui rispetto ad anni fa è un pochino pieno di pubblicità corsi, pubblicità altre cose, però nello stesso contempo spezza e propone diversi step by step, diversi tutorial, diverse cose. I lavori che si vedono qui sono selezionati molto bene, cioè si vedono dei lavori veramente belli, non un pochino più lasciati al caso come si è potuto vedere invece negli altri giornali che sinceramente vi ho portato prima. Questo è agosto-settembre, perché comunque adesso poi uscirà invece ottobre-novembre, e questo qui praticamente è uno degli ultimi che ho acquistato. Per me questo è un giornale che merita molto. Io me lo faccio fortunatamente tenere dal mio giornalaio che me lo tiene, però c'è modalità, vedete, a fine pagina di poter avere anche l'abbonamento, oppure potete andare tranquillamente online se non doveste trovare, insomma. Ad esempio un abbonamento annuale che parla di 6 numeri viene a costarvi 31 euro. Potete trovare interviste a grandi del settore, ovviamente, e tanti step,
Sono sincera, questo è un giornale che a me piace parecchio. Mi piace talmente tanto che una volta all'anno creano proprio anche annuario Nail Art, che è invece questo, che costa 6 euro, e racchiudono quello che viene pubblicato in tutto l'anno e si parla proprio di esclusività Nail Art, quindi comunque tutte Nail Art. Con spiegazione passo a passo, diciamo che è un ottimo spunto anche lui per prendere insomma qualche nail art. Ne compro anche un altro che però adesso me lo sono perso per casa perché ne ho veramente tanti, invece che tratta solo nail art per spose. Adesso non l'ho trovato, mi sarebbe piaciuto farvelo vedere. Diciamo che sono più idee improntate proprio sulle spose. E un altro che non ho trovato, ma ho anche quello, compro spesso quando lo riesco ad avere, me lo fanno tenere, oppure li compro al Cosmoprof, che si chiama invece Passo a Passo, che viene a riunire praticamente tutti quelli che sono i passo a passo che troviamo durante l'anno all'interno del giornale. E niente ragazzi, io spero che vi sia stato utile, perché comunque ogni tanto le ragazze mi chiedono anche questa cosa qui, quindi ho visto bene di farci anche un video per spiegarvi un pochino meglio anche questa cosa. Il mio consiglio è di puntare su unghie bellezza e ve ne ho spiegate le motivazioni, come vi ho spiegato le motivazioni del perché io ho escluso gli altri dal mio punto di vista. Se cercate spunti nail art, vi piace sfogliare un giornale del settore o altre cose, io trovo che questo sia tra tutti il più bello. Direi di avervi detto tutto e ci sentiamo al prossimo video. Un bacio a tutte!